Torna la paura a Ischia per l'allerta meteo di colore giallo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania ed è per questo che si cerca di correre ai ripari. A partire dalle 16 sono scattate le operazioni di evacuazione preventiva dalla zona rossa. La pioggia caduta nelle ultime ore ha reso di nuovo pericolosa la situazione, soprattutto lungo via Monte della Misericordia, che in zona chiamano tutti via della lava. Sono circa 1100 le persone coinvolte nelle operazioni di evacuazione, acquisita la disponibilità dei posti negli alberghi di Ischia, oltre a palestre attrezzate e il palazzetto dello sport per ospitare gli sfollati. Ad annunciarlo è il commissario per Casamicciola Giovanni Legnini durante una conferenza stampa indetta presso il centro operativo allestito in città. Un piano speditivo di allontanamento per ragioni di sicurezza dalle case ricomprese nella zona rossa. Questa zona rossa è composta di due aree, subaree, quella diciamo più rischiosa, più pericolosa e quella meno rischiosa che ha un rischio indotto esterno che potrebbe manifestarsi, mi auguro di no, ove si verificassero altri smottamenti. Nel comune capoluogo i volontari hanno lavorato fin dalla mattina allestendo il palazzetto dello sport Federica Taglialatela nella zona di Fondo Basso che sorge a pochissima distanza dallo stadio Mazzella. Nella struttura, intitolata alla memoria della giovane ischitana morta nella strage del Rapido 904 e scelta poiché dispone di sistemi di riscaldamento, i volontari della colonna mobile della Regione Campania hanno piazzato più di 250 reti e materassi arrivati da Napoli. A oggi è presumibile che la durata sarà di 2-3 notti, non ci sarà un allontanamento coattivo, le parole di Legnini. Si tratta di un'ordinanza che va rispettata, ma sono fiducioso che la stragrande maggioranza delle persone vi si atterrà.